Buongiorno a tutti. Dunque, questo è il primo di una serie di video che sono focalizzati su esercitazioni di laboratorio di elettrotecnica. Saranno dei brevi video e anche delle semplici esercitazioni, tutte cose di base, e sono cose che si possono eseguire in casa con un kit a basso costo. Il kit che io ho individuato è un kit basato su scheda Arduino. Vedete qui il sito in primo piano. Arduino è una piattaforma di sviluppo, una scheda. Qui vedete la scheda Arduino 1, è la più famosa perché è la scheda da cui è la scheda più diffusa della serie Arduino. È una scheda con cui voi potete fare sostanzialmente acquisizione di dati. Nel nostro caso la utilizzeremo per fare acquisizione di segnali di tensione da dei circuiti molto semplici. Esistono più schede Arduino, ad esempio io non userò l'Arduino 1, userò l'Arduino Mega. Nello specifico la scheda che utilizzo io è questa, a breve ci arriviamo. Prima vi volevo fare ancora due parole sul fatto che Arduino è un progetto open hardware. Cosa significa open hardware? Open hardware significa che è tutto disponibile, compresi gli schematici. Chiunque voglia può prendere i progetti, gli schematici e realizzare le schede in maniera, diciamo, come fossero dei cloni uguali oppure anche customizzarle. Ecco, una di queste schede clone è la Elego. Io ho preso l'Elego Mega. Ecco, l'Arduino Mega piuttosto che l'Elego Mega, ecco, diciamo Arduino, l'Arduino Mega è come se fosse la sorella maggiore dell'Arduino 1. In pratica ha delle potenzialità in più perché ha più ingressi analogici, più canali digitali e così via. Quindi è molto simile. Tutti i programmi scritti per l'Arduino 1 funzionano anche per la Mega, non vale il viceversa perché appunto l'Arduino Mega è un pochettino più potente e più dotata dal punto di vista hardware. Io sono andato su questo kit della Elego perché diciamo che un noto rivenditore online riusciva a consegnarmelo in brevissimo tempo e in questo momento ne avevo esigenza. È comunque un buon kit, molto dotato, molto, diciamo, molte più cose di quelle che utilizzeremo in questi tutorial. Torniamo alla scheda Arduino. Ecco, e intanto vi faccio vedere. Questa è la mia scheda, la scheda che ho sotto mano. Come vedete, dovrebbe vedersi, qui abbiamo la parte di alimentazione, eccola qua, vediamo se riesco a farvela vedere un po' meglio, così forse. Ecco che qui abbiamo la parte di alimentazione, qui abbiamo la parte di canali analogici, da quest'altra parte ci sono i canali digitali, insomma, questa è la scheda. Cosa dobbiamo fare per iniziare ad utilizzare questa scheda? Beh, intanto possiamo aprire l'ambiente di sviluppo. L'ambiente di sviluppo si chiama Arduino IDE. Breve vedrete l'Arduino IDE aprirsi. Eccoci qua. Questo è sostanzialmente uno sketch, così si chiama, vuoto. Qui i menu non si vedono benissimo, adesso vediamo di rimediare, vi faccio vedere i menu. Ecco, nel menu Tools, che è il primo da andare a vedere, è quello dove dovrete andare a selezionare la vostra scheda. Io già ho selezionato che utilizzerò un Arduino Mega. La parte porta, che adesso è grigia, è una parte altrettanto essenziale perché nel momento in cui voi andrete a collegare la vostra scheda Arduino, dovrete andare qui e selezionare la vostra scheda. Lo facciamo immediatamente. Quindi ritorniamo ad osservare lo schermo pieno. Eccoci qua. Questo non so cosa sia, si è aperto involontariamente. Ok, dunque prendiamo il cavo, eccolo qua, il cavo con cui possiamo collegare la nostra scheda, quindi da una parte colleghiamo questo e dall'altra lo colleghiamo alla porta USB del nostro computer. Vedrete la scheda che si illumina, eccola qua, ok.
La scheda si è illuminata, adesso tento di farvi di nuovo vedere un po' meglio questo menu. Eccoci qua, tool, la parte di porta si è attivata e l'unica scheda che ho si è autoselezionata, perfetto. Ritorniamo qua, bene, la nostra scheda è collegata, la vedete anche lampeggiante. Di cosa ci occupiamo oggi? Oggi ci occupiamo di comunicazione seriale, perché è lo strumento con cui noi andremo a prelevare i dati che la scheda Arduino legge. Noi oggi in questo tutorial non faremo nessuna misura, ma semplicemente diremo alla scheda Arduino di comunicare sulla porta seriale qualcosa, delle stringhe nello specifico. Ad esempio, quello che potremmo fare è questo. Nella parte di setup, mi sono dimenticato di commentarla questo, gli sketch Arduino sono composti da due funzioni di base. Una di setup, che è quella che viene eseguita al primo, diciamo, nel momento in cui alimentate Arduino, quella viene eseguita una volta sola, la funzione di setup. La funzione loop, come dice il termine stesso, va in loop e viene eseguita una volta ogni ciclo, diciamo, del processore della scheda Arduino. Ora, se voi volete inizializzare una comunicazione da scheda seriale, qui dovete scrivere serial begin 9600. Questo 9600 è la velocità di comunicazione. A questo punto, nel loop, potete andare a scrivere serial print LN per stampare, scusate, print LN per stampare una linea e scrivere qualcosa del tipo Hello, I'm the Arduino, board, punto e virgola. Ok, fatta questa operazione, cliccate questo bottoncino qua con la frecciolina, che spedirà questo programma sulla vostra scheda. Magari prima lo salviamo. File, salva con nome. Lo vado a mettere sul desktop nella cartella Arduino Lab e lo chiamo Serial Example 1. Ok, lo carico sulla mia scheda. Qui sotto vedrete che sta compilando, l'ha spedito, la scheda sta lampeggiando. A questo punto, sempre nel menu Tool, qui non si vede bene, c'è un Serial Monitor. Ed ecco che vedete Hello, I'm the Arduino board. E lo vedete molto velocemente, cioè il flusso di informazioni è elevatissimo. Questo perché questa operazione sta avvenendo ad ogni ciclo del processore. A questo punto noi potremmo mettere un delay 2000. Questi sono millisecondi. Ricarichiamo questo sketch. Fatto. Tool, Serial Monitor. Ecco che adesso è un pochettino più lento. Questo perché il loop viene eseguito una volta ogni 2 secondi. Beh, direi che il video potrebbe finire qui se fosse finalizzato solo a farvi vedere la comunicazione seriale con il Serial Monitor integrato nella piattaforma Arduino. Io voglio farvi vedere invece come si fa questo giochino anche con un programmino scritto in Python. Per cui chiudiamo questo, mettiamoci lo sketch da questa parte. Quello che sto per fare ora è, e adesso lo faremo assieme, creare un ambiente Python in grado di ricevere le informazioni dalla porta seriale di Arduino. Io in questo frangente sto utilizzando un sistema Linux su cui ho installato la versione Anaconda, nello specifico Miniconda di Python, in cui posso creare degli ambienti virtuali dove ho solo e soltanto le librerie che mi interessano. Questo lo posso fare in questo modo: conda create-n, questo è il nome del environment che vado a creare, lo chiamo Arduino e qui mi aspetto di avere Python 3.7, diciamo che è l'ultima versione Python dove
Potete essere sicuri che tutte le librerie sono supportate. La più attuale versione Python è la 3.8. Do un invio e lui mi crea questo ambiente. Non ci mette tantissimo, ecco, l'ha creato. A questo punto, conda activate Arduino, ecco che abbiamo il nostro ambiente, e installo conda install PySerial. Questa è la libreria che serve per comunicare sulla porta seriale. Andiamo ad installarla, anche qui mi chiede se posso installarla, va bene. Poi in questo frangente conda install IPython, che è la shell che io utilizzerò per testare i programmi, e matplotlib, che è una libreria per eseguire dei grafici. Dopo capirete il perché sto installando anche questa libreria. Intanto lui deve installare un pochino di cose, non ci metterà tantissimo, per cui possiamo tranquillamente aspettare. Ecco che ha fatto tutto. Giusto per verificare, conda list. E qui dovremmo vedere tutte le cose che abbiamo installato. Ecco, PySerial è qua. Direi che dovremmo avere anche matplotlib. Sì, abbiamo tutto. Perfetto. Clear. Va bene, adesso muoviamoci nella cartella Arduino Lab e apro un editor di testo. Qui creo un file, questo file lo chiamo read from serial.py. Eccolo lì. Qui ci sono un po' di warning che potete tranquillamente bypassare. Eccoci qua. Andiamo a selezionare il nostro ambiente virtuale che abbiamo chiamato Arduino, che lui ancora non vede perché l'abbiamo appena creato. Proviamo un po' a vedere se ricaricando. Eccoci qua. Sto aspettando che qui sotto mi dia l'ok, sta facendo il refresh. Ok, oh, scusate. Eccoci qua. Allora, non vedo il mio. Eccolo qua, Arduino. Perfetto, quindi abbiamo il nostro ambiente. Adesso cosa facciamo? Intanto facciamo un control più che così si vede un po' meglio. Import libraries. E importiamo la libreria che abbiamo prima installato, che si chiama Serial. Importiamo anche la libreria Time, dopo vi spiego il perché. E a questo punto creiamo una connessione con la porta seriale di Arduino. Questo si fa con Serial, punto, chiamiamo il metodo Serial. Qui dentro dobbiamo scrivere l'indirizzo della nostra scheda Arduino. Ve lo faccio vedere qua. Quindi, eccoci qua, Tools. Eccolo lì. Dev slash tty acm0. Slash dev slash tty acm0. Virgola 9600. Ecco che abbiamo fatto esattamente la stessa cosa che abbiamo fatto di là nella funzione setup. A questo punto, time sleep, facciamo un'attesa di 0,2 millisecondi, giusto per dare il tempo di fare le inizializzazioni per bene, e poi potremmo fare una cosa di questo tipo. While true, quindi un ciclo while che sarà sempre in esecuzione fin tanto che non saremo noi manualmente a stopparlo, e facciamo un print di Arduino. Cosa è successo? Arduino readline.
Eccoci qua. Perfetto. Bene, allora, carico nuovamente il mio sketch sulla scheda Arduino per sicurezza. Vengo qui su un terminale, lancio IPython, che è la mia shell da cui eseguo la funzione che abbiamo scritto lassù, read from serial. La avvio ed ecco che abbiamo qui sul nostro terminale la nostra scritta. Come vedete, questa scritta è una stringa ed è una scritta che ha una B iniziale. Questa B è sinonimo di binary encoded o bit encoded, non mi ricordo più, è un particolare tipo di stringa in Python. Se io volessi vedere una stringa, diciamo a cui siamo più abituati, intanto con un Ctrl-C fermo tutto questo. Dovrei mettere altre due parentesi qua e fare una decodifica di questa stringa in formato ASCII. Se io ora ripeto, ecco che vediamo la nostra scritta a cui eravamo abituati. Ok. Ma ora la domanda è: perché utilizzare Python per fare una cosa che è integrata dentro l'IDE di Arduino? Bene, proviamo a fare un altro programmino. Quindi file, salva come e mettiamo Serial Example 2. A questo punto io inizializzo una variabile globale, float k uguale 0. Poi, qui dentro la funzione loop, la prima cosa che faccio è plottare il valore di k. La seconda cosa che faccio è stampare un punto e virgola. La terza cosa che faccio e stampare, e a questo punto andrò a capo, quindi ci metto un print line, il valore di k al quadrato, k per k. Questa parte qua la tolgo. Ok? Bene. Esco dal programma Python solo perché lancio e carico il programma sulla scheda Arduino. Apro il serial monitor di Arduino, giusto per vedere se le cose funzionano. Ah, ecco, e infatti le cose non funzionano, perché effettivamente, prima di andare al passo successivo, volevo aggiungere un'unità al valore di k. Ricarico il mio sketch, tool, serial monitor, e adesso dovremo vedere 00, 11, 24, 3, 9 e così via. Stiamo plottando sulla prima colonna la variabile x e sulla seconda colonna la variabile x al quadrato. Questo è quello che stiamo facendo. Bene. Ora ritorniamo sulla nostra shell di Python e lanciamo un attimo il nostro programma, giusto per vedere cosa vediamo. Anche di qua vediamo 00, 11, 2, 4 e così via. Fermo. Ecco, vi faccio vedere quella che è l'utilità di avere una shell di Python che è in grado di acquisire i nostri dati. Io potrei qua andare a creare una struttura vuota con i miei dati. Potrei dire che qui invece di stamparli, questa stringa venga appesa data append nella mia lista di dati e a questo punto potrei fare print data. Meno 1.
Credo che in questo momento il mio programma non presenterà nessuna differenza nel momento in cui lo lancio. Ecco, intanto siamo arrivati a 42, 43, 44 e così via. Ora, vi faccio notare che io potrei fare lo split di questi dati con quel punto e virgola che precedentemente avevo inserito. Quindi vediamo un po' cosa succede se adesso eseguo di nuovo il codice. Ecco che adesso i dati vengono divisi. Nella prima colonna ho la variabile x, nella seconda colonna ho la variabile x al quadrato. Quindi facciamo un passo indietro e questo split lo tolgo di qua. E lo vado, allargo un po' così si capisce meglio, e lo vado, anzi, questi qua sono i miei dati e me li tengo così, e poi avrò i numerical data, perché questi qua sono ancora delle stringhe, ok? Quindi, adesso facciamo così. Numerical data, append, cosa? Prendo questa. L'ultima riga, faccio lo split con il punto e virgola e poi farò un ciclo degli elementi in questa stringa e li trasformerò in dei numeri. Quindi sostanzialmente adesso nella struttura numerical data io andrò a inserire e adesso io plotto numerical data invece che data, sto andando ad inserire dei numeri. Capiremo meglio nel momento in cui abbiamo. Ecco, adesso abbiamo i numeri. Ok? E nel momento in cui adesso ancora una volta stoppo il tutto e rifaccio ripartire lo sketch, ritorno di qua, guardate un po' cosa posso fare. Tutti questi dati che voi vedete adesso vengono anche immagazzinati dentro la struttura numData. Siamo arrivati, arriviamo fino a 10, quindi 7, 8, 9, 10. Adesso con un Ctrl-C io concludo questa cosa qua, vado a vedere com'è fatta la mia struttura numData, ecco che è questa. Potrei fare ancora una cosa, numData, la converto in un formato un pochettino più maneggiabile, la faccio diventare un cosiddetto NumPy array e per fare questo devo importare prima NumPy e quindi numData uguale np array num data. Adesso ovviamente sembrerà che non ci sia molta differenza, però ora quello che io posso fare è variabile x diventa num data con questa notazione dire tutte le righe la prima colonna. La variabile y diventa la seconda colonna e adesso guardate un po' import matplotlib, poi facciamo un plt, questo lo facciamo dopo, plt plot x y, lo facciamo di colore blu, questo è il primo colore di default, linee marker circolare e adesso facciamo plt show. Ed ecco che abbiamo, scusate, il grafico dei dati che abbiamo acquisito. Quindi, qual è il vantaggio di tutte queste cose che vi ho fatto vedere? È che sul serial monitor di Arduino vedete i dati e fine. Da lì in avanti poi dovreste al limite fare un copia e incolla in un altro ambiente per poi maneggiarli. Nel momento in cui invece siete in Python, i dati sono già lì belli e pronti e li potete utilizzare. E con questo concludo
il primo video, dove era, lo ripeto, facendo il riassunto, un video di base che vi faceva vedere come Arduino può comunicare su porta seriale e vi ho fatto vedere due modi per recuperare questi dati, o col serial monitor, che è una funzione integrata dentro l'ambiente di sviluppo Arduino, oppure con uno script di Python. Ok, è tutto e con questo vi lascio e ci vediamo al prossimo appuntamento. Aggiungo ancora che tutti i codici che qui ho preparato li metterò disponibili in un link nella descrizione del video.